Inaugurata a Belpasso la fabbrica robotizzata per la produzione di conci che servono per rivestire le gallerie. Si tratta della prima del genere in Italia, visita alla struttura del presidente della regione Renato Schifani. Dalla Palermo-Catania per arrivare al ponte sullo stretto e guardare alla statale 284, il presidente della regione Schifani fa il punto sui cantieri che rivoluzioneranno l'isola nei prossimi anni. A Catania i carabinieri hanno arrestato un 41enne ricercato dallo scorso mese di ottobre. L'uomo, rintracciato e bloccato in una struttura sanitaria, era andato a visitare il figlio appena nato e la compagna. Due segnalazioni alla prefettura e sanzioni per circa 10.000 euro il bilancio di un servizio di controllo a Biancavilla nella zona della Movida, in strada carabiniere della compagnia di Paternò. Evade dai domiciliari e minaccia l'ex moglie, arrestata ad Adrano dalla polizia, un 42enne. Per lui si schiudono le porte del carcere. Corso di formazione ASP per operatori sanitari in materia di rischio ambientale derivante dalla fluoroadenite. Appuntamento sabato a Biancavilla. Il talentuoso batterista catanese Enrico San Giorgio alla fase finale del Tour Music Fest dal 27 novembre al 2 dicembre a San Marino, presidente di giuria Beppe Vessicchio e Cara Dio Guardi. Presentato questo pomeriggio al piccolo teatro di Paternò il volume Fede e Fuoco, scritto da Gianfranco Romano, la presentazione del libro rientra tra gli eventi collaterali alla festa di Santa Barbara. Nuova edizione del nostro telegiornale, bentrovati a Ciak News. Inaugurata oggi a Belpasso la fabbrica robotizzata per la produzione di conci, che sono strutture utilizzate per rivestire le gallerie. Si tratta della prima del genere in Italia, che è ideata dalla società Waybuild in consorzio con Pizzatori. E oggi alla struttura è stato in visita il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Piano tavola frazione di Belpasso, la We Building insieme a Pizzarotti inaugura oggi la prima fabbrica robotizzata del genere in Italia. Si tratta di una fabbrica sicura e green per la produzione di conci, le strutture che poi si utilizzano per le pareti delle gallerie che verranno appunto scavate per le grandi infrastrutture sia ferroviarie che metropolitane. Si tratta di un modello importante, l'investimento è per circa 70 milioni di euro, circa 200 le persone che verranno impegnate. Non sarà l'unica qui in Sicilia, a parte questa di Piano Tavola, un'altra fabbrica del genere verrà costruita anche nella zona di Dittaino. Questa mattina il presidente della regione siciliana Renato Schifani è stato in visita in struttura proprio per conoscere questo impianto assolutamente innovativo. Vediamo. La Sicilia si dimostra essere attrattiva di investimenti industriali di altissimo livello. Devo dire che si guarda un progetto che, come dice il ingegner Salini, guarda anche alla formazione. Io credo che l'azienda attualmente abbia in Sicilia 1.000 unità, ma conta di arrivare addirittura nel triennio a 7.000 unità. Per cui l'intesa c'è, sono molto contento di questo, perché faremo in modo che i nostri giovani abbiano la possibilità di seguire questi corsi per acquisire quella specificità che manca. Riscontriamo l'interesse da parte di grossissimi gruppi industriali per investire e realizzare in Sicilia. Da parte nostra, la regione siciliana e il mio governo farà di tutto per semplificare procedure, velocizzare le richieste di investimento, perché questa è la nostra filosofia. Devo dire, come mi capita ogni tanto quando inizio la giornata, come questa oggi è una bella giornata per i siciliani più che per il governo. Il nostro ruolo, il mio ruolo di imprenditore, il mio ruolo di capo azienda è quello del nostro piccolo. Riuscire a dare occasione ai ragazzi, riuscire a dare occasioni di lavoro. Noi stiamo assumendo adesso 10.000 persone nei prossimi 3 anni, ne abbiamo assunte e ne assumeremo 7.000 in Sicilia. Stiamo facendo queste scuole perché ci serve che la gente sia formata non solo con la competenza tecnica ma anche alla sicurezza del lavoro. E noi stiamo investendo su questo programma delle scuole oltre 30 milioni quest'anno. Poi abbiamo investito 70 milioni in questi stabilimenti, quindi insomma è una cosa non marginale. Questo darà molte opportunità a tutti i ragazzi che possono venire qua e lavorare. Il ponte è naturalmente una grandissima occasione per l'impiego, per l'industria del paese, per l'industria della Sicilia.
Dalla Palermo-Catania al ponte sullo stretto, sino alla statale 284, la Paternò-Adrano, il presidente della regione Schifani fa il punto sui cantieri che rivoluzioneranno la viabilità nei prossimi anni in Sicilia. Mary Sottile. La Sicilia, grazie ai fondi di Stato e Regione, si trasformerà in un grande cantiere, almeno per i prossimi anni, che ne rivoluzionerà completamente il volto in tema infrastrutture. Dal raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania al completamento delle autostrade per passare dalla metropolitana e arrivare al ponte sullo stretto. Completati gli interventi, la Sicilia è destinata a compiere un deciso balzo in avanti che le permetterà di recuperare quel gap che ad oggi la tiene ancora lontana dal resto d'Italia. E sui tanti interventi in programma, destinati anche a produrre economia e posti di lavoro, è intervenuto a margine della visita alla Roboplant il presidente della regione Renato Schifani. L'obiettivo principale anche della regione Sicilia è mantenere gli impegni assunti nei confronti del ministro Salvini e contribuendo con uno stanziamento in quota FSC, sto lavorando con i miei per ritoccare al rialzo quella disponibilità di 1,2 miliardi. C'è stato chiesto un ulteriore sforzo, non ci sottrarremo anche per onorare quello che è l'impegno di questo ministro, che ho detto sempre, la Sicilia non ha mai avuto un ministro dei trasporti come Matteo Salvini, e lo faccio anche per i siciliani, perché so bene come la realizzazione del ponte cambierà strategicamente, economicamente la qualità della vita dei siciliani. A me sta a cuore migliorare la qualità della vita dei siciliani in senso lato. Il mio obiettivo è sempre completare, mai lasciare nulla di incompiuto. Io conto di intervenire su tutte le incompiute siciliane, anche quelle strutturali ospedaliere come il Policlinico Pediatrico di Palermo, il CEMI, abbiamo trovato le somme e a breve riprenderemo i lavori. La logica del mio governo è non lasciare nulla di incompiuto, cioè nel senso di completare i lavori di tutte quelle opere che sono state interrotte, perché sarebbe un sacrificio per il Paese che non possiamo farlo. Quindi ci attenzioneremo a questo, così come a breve presenteremo il piano di investimenti nella rete ospedaliera strutturale attraverso fondi nazionali, lavoreremo per i completamenti e per la definizione di nuovi interventi di alta qualità. E veniamo al maltempo che ha provocato ingenti danni nel Catanese. I vigili del fuoco segnalano 18 interventi per rami e alberi caduti, danni d'acqua, fughe di gas e altro. E tutto ciò è avvenuto a Catania, Paternò, Mascalucia, Tremestieri e San Giovanni la Punta. Si era recato in una struttura sanitaria di Catania per far visita al figlio che era appena nato e alla compagna. Così i carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 41enne che era ricercato dallo scorso mese di ottobre. L'emozione di diventare padre e di conoscere il proprio bambino appena nato ha spalancato le porte del carcere a Carmelo Andrea Musumeci, 41enne, latitante dallo scorso mese di ottobre. L'uomo, ritenuto vicino alla clan Cappello, era stato condannato a oltre 9 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa e più di 30 giorni fa, per sfuggire all'arresto, era evaso dai domiciliari e si era reso irreperibile. Immediata la costituzione di una task force da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno scandagliato ogni aspetto della vita di Musumeci, dai luoghi frequentati alla vita privata. I militari in particolare hanno prestato attenzione all'ormai prossimo parto della compagna del ricercato, finché hanno scoperto un video nel quale si intravedeva all'interno di una sala degenza una parte del viso di Musumeci insieme alla donna e al neonato. Le indagini si sono quindi concentrate su questo aspetto e, dopo aver individuato la struttura sanitaria nella quale la compagna aveva partorito e ipotizzando che il neopapà avrebbe potuto correre il rischio di una nuova visita ai familiari, sono stati predisposti dei servizi di osservazione sia nelle aree comuni della struttura sia nel reparto interessato. Proprio così, nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno beccato e catturato Musumeci, che è stato subito condotto nel carcere Bicocca di Catania.
Ancora cronaca, due giovani sono stati segnalati alla prefettura per droga e quasi 10.000 euro di sanzioni ad automobilisti e motociclisti. E questo è il bilancio di un servizio di controllo del territorio effettuato a Biancavilla nella zona della Movida dai carabinieri della compagnia di Paternò. I controlli hanno riguardato 70 persone e 35 veicoli. I particolari. Servizio straordinario a largo raggio dei carabinieri della compagnia di Paternò a Biancavilla nell'ultimo fine settimana in concomitanza con la movida cittadina contro illegalità e comportamenti scorretti di alcuni frequentatori che trasformano una tranquilla serata in compagnia di amici in un incubo per altri. In strada, insieme ai militari dell'arma, anche i colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia. Il dispositivo di prevenzione attuato dai carabinieri ha previsto 30 uomini impegnati a contrastare il consumo di droghe e a sanzionare le violazioni alle norme in materia di circolazione stradale. Posti di controllo sono stati attuati nella tarda serata e fino a notte fonda lungo le vie principali della cittadina etnea, ovvero Piazza Annunziata e via Vittorio Emanuele. Due giovani di Biancavilla e Santa Maria di Licodia sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droga dopo essere stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana che sono state sequestrate. I carabinieri hanno sottoposto i due a controllo dopo aver notato che alla vista delle divise hanno cambiato direzione di marcia, atteggiamento che li ha insospettiti e indotti ad eseguire una perquisizione. Altro servizio, quello contro le condotte irresponsabili alla guida, identificate 70 persone, controllati 35 veicoli, 18 le sanzioni elevate per ben 9.750 euro per violazione al codice della strada, guida senza casco, violazione in materia di traino rimorchi, omessa copertura assicurativa e omessa revisione per un'auto che è stata sottoposta a fermo amministrativo. Evade dagli arresti domiciliari e minaccia l'ex moglie. Accade ad Adrano, dove un 42enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 42enne già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale in seguito alle violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte. L'uomo infatti qualche mese fa era stato arrestato dagli agenti del commissariato di Adrano per il reato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. In seguito era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Qualche giorno fa però l'uomo ha telefonato all'ex moglie minacciandola e si è inoltre allontanato dal suo domicilio evadendo dagli arresti domiciliari per incuterle timore. La Procura della Repubblica, sulla base della segnalazione dei poliziotti del commissariato di Acireale, ha dunque avanzato richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto, dimostratasi insufficiente a garantire le esigenze cautelari. Sulla base degli elementi raccolti, il GIP del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta formulata dalla Procura e ha disposto che il 42enne venisse sottoposto a custodia cautelare in carcere. Al termine degli adempimenti di rito, l'uomo è stato accompagnato dagli agenti presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Sabato prossimo, 25 novembre, si terrà a partire dalle ore 9 a Biancavilla, presso Villa delle Favare, il corso di formazione per operatori sanitari in materia di rischio ambientale. L'iniziativa è promossa dall'ASP. Sentiamo. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania tramite l'UOC Igiene Ambiente di Vita organizza per sabato 25 novembre a partire dalle 9 presso Villa delle Favare a Biancavilla il corso di formazione per gli operatori sanitari in materia di rischio ambientale relativo agli interventi di bonifica del SIN di Biancavilla. L'appuntamento voluto dal commissario straordinario dell'ASP di Catania, il dottor Maurizio Lanza, è rivolto a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici, igienisti e tecnici della prevenzione per promuovere la ripresa delle attività dell'ambulatorio di pneumologia dell'ospedale di Biancavilla e del Focal Point dopo il rallentamento causato dalla pandemia da Covid-19.
e per affrontare le diverse tematiche correlate agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Biancavilla, tra cui la bonifica e la messa in sicurezza dello stesso. Il corso favorirà inoltre la condivisione e la conoscenza delle procedure diagnostiche previste per ridurre il rischio connesso alla potenziale esposizione a fibre aerodisperse sulle attività individuate nell'ambito del piano di intervento straordinario del SIN, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione e dall'UOC di Medicina Interna dell'ospedale di Biancavilla, di prevenzione e di promozione della salute. Per i cittadini residenti nel comune di Biancavilla di età compresa fra i 40 e i 70 anni con amnesi positiva per esposizione a fibre di fluoroadenite inseriti nel protocollo SIN approvato dalla regione siciliana su segnalazione del medico di medicina generale, sono infatti programmati interventi di screening gratuiti al fine di individuare precocemente eventuali segnali di insorgenza di malattie. Le procedure diagnostiche prevedono l'effettuazione di colloquio anamnestico strutturato e la visita specialistica e accertamenti strumentali mediante apposito spirometro computerizzato. Ci sarà anche un batterista catanese nella fase finale del Tour Music Fest che dal 27 novembre al 2 dicembre si terrà a San Marino. Si tratta di Enrico San Giorgio, talentuoso musicista che ha superato una selezione che ha visto sfilare davanti ad una giuria ben 20.000 musicisti. Lo abbiamo intervistato. Il più grande concorso musicale d'Europa, che tuttavia non è solamente la scelta di un vincitore ma soprattutto un'esperienza formativa di crescita artistica. È questo Tour Music Fest, nato in Italia nel 2007, che vivrà la fase conclusiva 2023 a San Marino dal 27 novembre al 2 dicembre. Fra i musicisti giunti alla finale nella categoria batteristi ci sarà Enrico San Giorgio, 24enne catanese che ha superato in scioltezza una dura selezione alla quale hanno partecipato 20.000 tra artisti e band provenienti da tutta Europa. Adesso per Enrico San Giorgio e per tutti gli altri musicisti la fase finale del contest. Con le esibizioni i batteristi saranno di scena il 28 novembre e la successiva premiazione. In palio ci sono strumenti musicali e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica. A presiedere la giuria formata da artisti di primissimo piano ci saranno Beppe Vessicchio e Cara Dio Guardi. Una selezione durissima con 20.000 partecipanti. La selezione era costituita in una prima fase che era video online. Bisognava inviare un video online con una propria performance esecutiva. E successivamente, superata questa fase, ci sarebbe stata una seconda selezione che sarebbe stata live, quindi di persona, suonando un altro brano. In realtà c'era molta scelta nell'esecuzione. Si poteva suonare una cover, quindi un brano di un compositore, di un artista, un proprio brano oppure una propria composizione. Nel mio caso io ho suonato per la prima selezione un brano di un batterista molto famoso, The Weagle. Nella seconda selezione ho suonato un brano per cui non era prevista la batteria, l'ho arrangiata, l'ho composta io la batteria su questo brano e quindi i giudici sono rimasti colpiti da questa esibizione. Quale brano porterai in finale? Allora, il brano si chiama Kabualeng, è di un compositore violoncellista africano ed è un brano che è al confine tra la musica classica, la musica contemporanea, la musica afro e anche un po' pop. Quanto lavoro c'è per raggiungere un risultato di questo tipo? Beh, tanto. Ci vuole tanto studio, tanta costanza. Personalmente parlando, io ci ho dedicato tanto, tanto tempo nella realizzazione di questa esecuzione. Però devo dire anche che è un contest aperto a tutti. Cioè, nel senso, è aperto sia a professionisti che a gente, musicisti, novelli. C'è l'orgoglio di rappresentare Catania e la Sicilia? Assolutamente sì, sono onorato di rappresentare la Sicilia, in particolare Catania, che è la mia città, e anche per magari quei ragazzi, quei batteristi che ci hanno provato e magari non sono riusciti.
Questo pomeriggio, presso il Piccolo Teatro di Paternò, è stato presentato l'ultimo lavoro editoriale di Gianfranco Romano, dal titolo Fede e Fuoco, Santa Barbara e il miracolo della lava del 1983. L'evento rientra nel programma della festa di Santa Barbara. Per noi, Alessandra Lafarina. Religione e cultura si intrecciano in Fede e Fuoco, Santa Barbara e il miracolo della lava del 1983. L'ultimo lavoro editoriale di Gianfranco Romano, presentato questo pomeriggio al Piccolo Teatro di Paternò. L'evento eruttivo e i momenti devozionali che caratterizzarono quei giorni vengono narrati in Fede e Fuoco attraverso testi, poesie, preghiere, fotografie e articoli di giornale. Partiamo proprio dal titolo, perché Fede e Fuoco? Fede e Fuoco perché parliamo di uno dei momenti più emozionanti e sensazionali che ha vissuto la nostra terra, il nostro territorio riguardo un'eruzione dell'Etna. Mischiando proprio fede e fuoco, perché partiamo dal 40° anniversario quest'anno da una processione miracolosa, che tutti chiamano miracolosa perché nel momento in cui ci fu questa processione, nel posto dove arrivò la benedizione della reliquia, lì la colata si è fermata, nel senso che è quello il punto massimo che ha raggiunto la colata di quell'eruzione. Poi continuò per altri mesi, ma solamente nella parte sommitale. Fuoco perché naturalmente è stato uno dei momenti diciamo particolari di quell'eruzione, perché il primo tentativo di deviare un corso lavico fu proprio nell'eruzione dell'83. A chi si rivolge questo libro? Si rivolge alle nuove generazioni. Le nuove generazioni non conoscono tantissime storie, ormai vivono una vita virtuale tramite gli smartphone e il mondo dei social. Quindi qualcuno, non dico io, ma tanti che cerchiamo di ricordare quella che è stata la storia della nostra terra, è un fatto importante. Io mi auguro che anche molti ragazzi possano provare a leggere questo libro, così come anche il libro della festa di Santa Barbara che è stato fatto l'anno scorso, che ha avuto un grandissimo successo. Siamo contenti di partecipare a questo momento culturale, la presentazione di questo libro dell'amico Gianfranco Romano, che fa memoria di un evento storico e di un evento anche religioso, che è stato il miracolo compiuto da Santa Barbara nel 1983. E di cui io sono stato spettatore perché ero un giovane che frequentava la parrocchia di Santa Barbara e mi sono trovato insieme agli altri miei amici della parrocchia a partecipare a quell'evento, alla celebrazione eucaristica che ci fu prima, poi al pellegrinaggio a piedi fino alla melia, alla preghiera che abbiamo fatto dinanzi al fronte lavico e poi siamo proprio spettatori, siamo coloro che possono confermare che quello che abbiamo chiesto al Signore per intercessione di Santa Barbara si è realizzato, perché la lava si è fermata lì. Ma io ho un ricordo particolare. Dopo che siamo arrivati lì alla melia, abbiamo fatto la preghiera, la benedizione, insieme a questi miei amici ce ne siamo andati in giro, volevamo vedere da vicino la lava, quindi cercavamo di avvicinarci quanto più al fronte lavico. E accanto all'altarino ancora oggi c'è una casa e con i miei amici siamo entrati in questa casa che sembrava una casa abbandonata perché non aveva né finestre né porte, quindi pensavamo che non c'era nessuno e siamo entrati. Invece quando siamo entrati abbiamo trovato i proprietari della casa che erano seduti su delle cassette di legno ed è come se aspettassero il momento in cui la lava avrebbe distrutto la loro casa. Sembravano rassegnati, però non solo rassegnati, ma erano anche fiduciosi che se anche la casa fosse crollata, loro avrebbero ricominciato. Quelle due persone, ecco, sono stati per me il segno di quello che siamo noi abitanti di questo territorio. C'è persone che non ci scoraggiamo mai, ma in ogni situazione ricominciamo sempre da capo. Mi fermo qui, ma non prima di avervi ricordato che potete continuare a seguire la nostra informazione su chucktelesud.com oppure sui social, ci trovate infatti su Facebook ed Instagram. Per tutti gli aggiornamenti a disposizione il nostro canale Telegram per i comunicati stampa. Infine è attiva la mail redazione@chucktelesud.com. È proprio tutto, buon proseguimento di serata con i nostri programmi.